No, dov'è? Si preoccupavano di riportargli da mangiare. Alla festa della Madonna degli Angeli, i frati invitavano tutti i benefattori a mangiare al convento e li faceva sedere ai posti migliori. Nonno Francesco sedeva a capo tavola. A casa di nonno Francesco dormivano in soffitta e la mattina le donne gli facevano il letto. Venivano trattati come componenti di famiglia e nonna Teresa ci teneva molto ai due, soprattutto a Fratello, al quale preparava delle minestrine o della verdura a parte perché era molto malato di diabete. Fratello era buono e i frati andavano in montagna per la questa e prendevano piedi di maiale per la lana. Poi tutti i venerdì andavano al mercato da Ossogna. Dopo il Santo Rosario, gli uomini giocavano a carte o cantavano seduti sulle scale fuori casa. Per Rachele si arrabbiava e le buttava addosso i secchi d'acqua. I giovani, quando c'era l'occasione, andavano a ballare nei paesi vicini e la notte rientravano in silenzio, cercando di non farsi sentire dei genitori, mentre i bambini giocavano e alle prime le donne insegnavano a ricamare. Allora, tra 5 minuti cominciamo tutta la... Ad un certo punto il suo cavallo si fermò, abbassava la testa e non voleva camminare in più. Intanto i due che andavano con lui proseguirono. Di colpo scoppiò una mina che colpì mortalmente i suoi compagni. Fortunatamente Giovanni era rimasto dietro e grazie al cavallo ebbe salva la vita. Luigi è sempre stato un amante della bicicletta, se non che prima della guerra si recò con essa ad una manifestazione a Roma. Pedalò per 5 giorni, insieme a lui vi andò un amico di Rogatti. Le tappe furono partenza da Chieti, Popoli, Aquila, Rieti, Monterotondo e arrivò a Roma. Oltre alla bicicletta, Luigi piaceva andare a cavallo ed era molto bravo. Partecipava alle corse. Thank you.
giornata di festa cogliamo l'occasione per riproporre degli episodi piacevoli e divertenti delle giornate trascorse nella nostra famiglia. Vogliamo iniziare con il presentarvi la vicenda di due frati francescani, uno chiamato Fra Diego e l'altro Fra Giustino, interpreti Fra Diego Nicola, Fra Giustino Isidoro, Nuore Paola, Chiara, Ilenia, Giovanna, Roberta, nonno Francesco Carmine, nonna Teresa Annalisa, figli di Francesco e Teresa Luca, Vincenzo, Simone e Lino. La sera.
fine lui. Ne vai tu, tutto buono. Buono, buono. Fratti, fra Giustini, ne vai tu. San Vito lo sa che la damigiana. Sì, San Vito. Beh, muoio da mezza roba alla cantina, che ne altro cosa da mangiare. Vabbò. Madonna, sembra zappato.
da mangiare qua. Babbo! E tu, Giacomino, mamma dici, di ricchi? Sì, da ricchi! A fa che cosa? A carcianaca! Che sta mangiando? Sì! Lo sta gelando? Sì! Gli ha mangiato, sì, gli ha sparecchiato e mi ha detto che lo sa. Proprio in quel momento doveva uscire per mettere da mangiare al cavalluccio. Maggie, te ma dici lo rosario? Anni su rosario, pur ma se. Scusi! L'opportunità di conoscere le usanze della nostra famiglia.
Vi ringraziamo tutti per averci seguito, sperando che la nostra rappresentazione sia stata di vostro gradimento. Vi auguriamo buon proseguimento e in coro diciamo viva!